Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Sole e Pokémon Luna. Come saprete sicuramente, ieri in data 2 giugno 2016 sono state rivelate importantissime notizie riguardanti i nuovi titoli Pokémon. Quindi oggi, come ho fatto per lo scorso trailer, andremo ad analizzare sia quello italiano che, anche se in maniera un po' più superficiale, quello giapponese, e dopo vi spiegherò anche il perché. Quindi direi di non perdere ulteriore tempo, scrivetemi qua sotto in un commento cosa ne pensate delle news, ma andiamo subito a vedere di cosa si tratta, di cosa trattano queste news. Vai con il trailer. Purtroppo, ragazzi, non ve lo posso mostrare per problemi di copyright, come ho fatto la volta scorsa. E quindi niente, vedrete solo delle immagini e direi di iniziare subito. Il trailer parte subitissimo spiazzandoci nettamente, infatti viene subito mostrato il tipo di Solgaleo, il leggendario di Pokémon Sole e basta, perché di Luna sarà Lunala, tipo Psico Acciaio, che sinceramente non capisco, se non per un unico motivo. Come ben sapete, Solgaleo rappresenta il sole e quindi ci saremmo aspettati il tipo fuoco, giustamente. Qualcuno aveva ipotizzato anche il tipo luce, ma sinceramente a me sembrava un po' troppo azzardata come cosa. Però il tipo fuoco ci sarebbe stato benissimo. Invece, questo Solgaleo sembra avere proprio la debolezza al tipo fuoco, il che sembra un paradosso, finché però non passiamo al tipo di Lunala, perché, signori miei, Lunala è di tipo psico-spettro. Questo vuol dire che Lunala sarà debole al tipo buio, tipo che è correlato alla luna. Può questo voler significare qualcosa? Pensiamoci un attimo, perché fuoco e buio sono i tipi del sole e della luna, diciamo per analogia, che si vanno a sommare in un'eclissi. Quindi possiamo arrivare al tipo di Marshadow, il terzo Pokémon ipotetico del trio? Potrebbe essere quest'ultimo di tipo fuoco-buio? Chi lo sa? In ogni caso, Solgaleo avrà un'abilità, come ogni leggendario, peculiare, ossia Metal Protezione. Questa abilità, come ci viene mostrato in uno screen di battaglia, tra l'altro contro un bellissimo Salamence, impedisce la diminuzione delle statistiche. Resta da capire se impedirà semplicemente la diminuzione legata ad altre abilità o la diminuzione in generale, perché a questo punto potrebbe diventare veramente un Pokémon devastante, soprattutto in competitivo. Per non parlare poi della sua mossa peculiare, ossia Astrocarica, con la quale si schianterà letteralmente prendendo fuoco contro il Pokémon avversario. Dal punto di vista del metagame capiamo quindi che Solgaleo sarà sicuramente un attaccante fisico, il che è strano per un tipo fuoco effettivamente, perché risaputamente i tipi fuoco di solito, a parte rare eccezioni, sono attaccanti speciali, mentre invece questo Solgaleo va un po' fuori dagli schemi con questo attacco diretto che sembra una fuoco carica un po' più potente. E niente, da questo trailer sinceramente ricavo una rivalutazione di Solgaleo, anche se non raggiunge per me il livello di Lunala. Passando proprio a quest'ultimo, acquisisce, come già detto, il tipo psico e spettro, tipo che appunto lo rende debole addirittura per 4 al tipo buio e che ci ricollega al discorso fatto in precedenza. Comunque la sua abilità è Spettro Guardia, che però incredibilmente, considerando che c'era stata fatta vedere l'abilità di Solgaleo in azione, non sappiamo che cosa faccia, è ancora totalmente sconosciuta. Interessante è invece il fattore della mossa. Innanzitutto si chiama Raggio d'Ombra ed è in sostanza un raggio, giustamente, il che vuol dire che Lunala sarà un Pokémon speciale. La cosa più interessante, più curiosa secondo me, è il fatto che venga sparata questa mossa da un terzo occhio che si trova sulla fronte, cosa che lo ricollega al tipo psico, considerando tutta la cultura del terzo occhio. E devo ammettere che Lunala mi sta piacendo davvero tanto, potrebbe essere secondo me uno dei leggendari più belli in assoluto, non so ragazzi, a me piace davvero molto. E da questo trailer la mia idea di Lunala è ancora più bella, più importante, perché veramente mi sta piacendo tanto, se non fosse per il fatto che se gli utilizzo furto lo ammazzo, però... Ragazzi, non sappiamo ancora le statistiche, quindi non giudichiamo troppo presto. Per me Lunala potrebbe essere potenzialmente uno dei leggendari migliori della serie Pokémon. In seguito ci viene mostrato un artwork che rappresenta la regione. Qua possiamo capire un po' di cose. Innanzitutto, fattore molto strano, non riconosciamo, perlomeno apparentemente,
l'isola che ci viene mostrata nel trailer, l'isola che ci è stata mostrata nel trailer precedente, cosa un po' curiosa, ma magari è semplicemente un artwork un pochino, diciamo, fantasioso, magari l'isola è rappresentata in maniera un po' diversa. Poi cosa vediamo al centro di questo artwork? Una nave. Questo vuol dire che magari la regione non sarà totalmente visitabile con surf. E a tal proposito, la mia critica che avevo fatto nello scorso trailer permane, ossia troppa acqua. Abbiamo appena avuto Owen che è strapiena, strapiena di acqua, sono solo tentacle. E qua spero che non sia la stessa cosa, spero che non esistano praticamente solo percorsi di acqua. E in ogni caso mi sembra una regione veramente molto grande. Se guardiamo i percorsi, infatti, sembra quasi che un'unica isola possa essere una regione. Quindi che sia un po' come Kalos. Kalos è effettivamente una regione molto lunga dal punto di vista del territorio. Quindi chi lo sa, potrebbe essere davvero molto interessante. In alto a destra invece, se guardiamo bene, vediamo un'isola parzialmente coperta dalle nuvole. Chissà che non possa nascondere qualcosa di importante, magari ho letto di qualcuno che pensava alla cattura del leggendario, magari qualche evento secondario. E niente, a parte ciò, questo artwork è bellissimo, mi piace davvero tanto, notiamo un vulcano per ogni singola isola, cosa molto curiosa. E quindi niente, passiamo alla prossima immagine. Ed eccoli qua i nostri due personaggi giocanti. Come avevamo già detto, si potrà scegliere la personalizzazione come i Pokémon X e Y, quindi non temete. E niente, sinceramente mi piacciono molto, in particolare il ragazzo. Il ragazzo lo trovo veramente, veramente fatto bene. La ragazza, anche lei, va bene, ci sta. C'ha un cappello in testa che a molti ricorda la cresta di un gallo e sinceramente è un po' così. Però, oh, che ci possiamo fare? Non tutto è fatto così bene, in fin dei conti. Però, ragazzi, il fattore più interessante è quel braccialetto che si trovano al polso i due personaggi, con un cristallo. Cristallo che era già stato evidenziato da qualcuno e che alcuni sostengono che possa essere una nuova forma di evoluzione. Magari qualcosa come il Greninja di Ash. Personalmente spero di no, però potrebbe darsi, essendo già stato introdotto nell'anime questo concetto. Ci viene poi rivelato il professore, ma a mio parere non è tanto il fatto che sia stato rivelato il professore, cosa che si sapeva già, quanto, a parte il suo nome che è Kukui, e non, sinceramente non ricordo se esistesse già, ma soprattutto è interessante la stringa di dialogo che ci viene mostrata, che recita: deve essere per questa sua particolarità che è popolata da Pokémon così unici. Quindi per chi temeva la rivelazione di pochi Pokémon di nuova generazione, penso che sia stato accontentato, perché qua ci viene detto che esistono molti nuovi Pokémon. Evidentemente, se lui dice Pokémon così unici, mi aspetto sinceramente tanti Pokémon, a meno che la Game Freak non mi abbia trollato così male, allora lì mi incazzerei anche. Però ragazzi, questo qua potrebbe essere veramente qualcosa di stupendo, perché potremmo veramente avere una generazione, finalmente dopo la sesta, che è stata un po' deludente a numero di Pokémon effettivo, una generazione quasi totalmente, non totalmente, poi andremo a vedere anche perché, quasi totalmente rinnovata. E quindi niente, sinceramente lo spero, perché sono molto curioso di vedere nuovi Pokémon e cosa si inventano, perché per ora ragazzi, questo gioco sembra veramente, veramente bello. Possiamo anche notare qualcosa di molto curioso a destra, ossia una sorta di icona per fare i video, che sembra così almeno, quindi, oddio, mi sbilancio, magari si può registrare. Dubito, anche perché non esistono sistemi di importazione. Però, boh, c'è quell'icona lì, non sappiamo cosa sia. Un'icona per le fotografie, che servirà evidentemente per fare fotografie, dato che già in X e Y c'era questa cosa qua di poter fare le fotografie. Magari adesso l'hanno implementata ancora di più, potremmo farci delle fotografie al cesso un po' dove vogliamo. E poi la classica roba delle opzioni. Quindi niente, schermata molto importante, ma le belle cose devono ancora arrivare a mio parere. Ed ecco qua un personaggio molto particolare, Lilia, la misteriosa assistente del professore Kukui. Questo personaggio è, diciamo, inaspettato, un personaggio un po' estraneo. A mio parere, se posso dare una mia previsione, potrebbe essere il classico personaggio del gioco che si fa i cavoli suoi per tutta l'avventura e poi arriva alla fine che, pam, si dimostra la malvagia della situazione. E magari, diciamo, sarà importante, legata
alla cattura dei leggendari, al team malvagio che non è stato rivelato, ve lo anticipo. E se non sbaglio è stato scritto da qualche parte che avrà un ruolo determinante nella trama. Perciò alcuni dicono: speriamo che non sia una brutta copia di N. Lo spero anch'io, anche perché come personaggio non ha l'imponenza di N, insomma. Però ecco, potrebbe essere legata al team malvagio? Chi lo sa, già il fatto che ci venga presentata come un'assistente misteriosa mi fa pensare a qualcosa di, diciamo, losco, ecco. Però staremo a vedere anche qua. E infine la nota che per me è negativa di tutto il trailer: il rivale. Adesso, non mi uccidete, so che a qualcuno piace il nostro Au, che dobbiamo abituarci all'idea di averlo come rivale, però mi sembra tanto un Barry, e a me Barry come rivale non mi piace. Preferisco di gran lunga dei rivali cazzuti e introversi, se vogliamo così dire, o comunque problematici, come potrebbero essere Gary, Silver, anche Comor, da questo punto di vista mi affascina abbastanza. Tony della nuova generazione, della quinta generazione, insomma sono tutti rivali che a me ispirano molto. Questo qua mi sembra il classico cazzaro che gira per la regione e ti rompe le balle di tanto in tanto, un po' come Barry. Chi lo sa, magari avrà una storia dietro, però all'apparenza sinceramente non mi piace per nulla. E infine ragazzi, chapeau, standing ovation, un Rotom dentro il Pokédex. Geni incompresi, stupendo, ma è stata veramente una cosa inaspettata, ma fantastica, come io non ci abbia potuto pensare prima di loro. È giustissimo, un Rotom dentro il Pokédex, è stupefacente, quindi un Pokédex interattivo, un po' più come quello dell'anime, ma forse ancora più interattivo. Quello dell'anime sapete che parlava, invece quello del gioco è semplicemente un aggeggio che tu premi i pulsanti e ti fa vedere i Pokémon. Stupendo, fantastico. Tra l'altro sembra avere anche funzioni diverse in più rispetto al Pokédex normale. Quindi questa cosa qua è stata la cosa del trailer che mi ha fatto più urlare di gioia in assoluto. È veramente stupendo, mi è piaciuto davvero tanto. Scrivetemi nei commenti se anche per voi è stato così. E inoltre, a proposito di questo Pokédex Rotom, notiamo come ci venga detto che è un nuovo mezzo di comunicazione fra Pokémon ed esseri umani. Questo potrebbe voler dire che questo Pokédex sia in grado di comunicare proprio con i Pokémon, metterci in relazione anche da un punto di vista della comprensione, cioè permettere ai Pokémon di parlare a noi, una sorta di traduttore, non lo so. Però questa frase qua la vedo abbastanza emblematica, ecco, lasciata lì così senza un finale. Non lo so, potrebbero tirarci fuori qualcosa di curioso. Bene, dopo aver visto il trailer italiano, nonché traduzione di quello inglese, andiamo subito a vedere alcuni pezzi di quelli giapponesi. Perché dico alcuni pezzi? Perché sommariamente in più rispetto a quello italiano e inglese hanno alcuni screenshot di gioco, quindi non sto qua a commentarli perché sarebbe una perdita di tempo. Vi lascio il link del canale giapponese di Pokémon in descrizione, così che se vi interessa potete andarli a vedere nella loro integralità, perché sono tipo 8 video da 15 secondi. E niente, lì potrete vederli tutti, perché alcune cose io sinceramente le ho ritenute inutili da portarvi. Però questa qua è molto interessante, perché vediamo appunto questo Rotom di cui abbiamo appena finito di parlare, questo Rotom Pokédex, che dimostra anche di avere non solo la funzionalità di Pokédex come detto prima, ma anche di mappa, quindi un Pokédex che potrebbe essere un po' tutto. Quindi figata, voglio dire, molto molto interessante come cosa. Come ultima considerazione di questi trailer giapponesi possiamo ammirare in uno di questi video innanzitutto la grafica di battaglia con tanto di apparizione delle abilità, che è molto carina, ma soprattutto questa immagine di Solgaleo che pare avere anche lui un terzo occhio sopra la testa. Quindi allora, il fattore del tipo psico è, diciamo, spiegato. Di Solgaleo resta da spiegare del tipo metallo, che io non capisco assolutamente, però magari mi daranno una spiegazione, non lo so sinceramente. Però ecco, anche Solgaleo con questo occhio, quindi tra l'altro con una forma che riconduce un pochino al sole, quindi niente, mi piace. Quindi niente, queste erano le cose essenziali del trailer italiano più alcune piccole clip del trailer giapponese. Spero che questo video vi sia piaciuto.
Mi raccomando, qua sotto nei commenti scrivetemi se vi è piaciuto di più, dopo questo trailer, Sol Galeo o Lunala? Se prenderete Sole o Luna e perché, se avete una motivazione e non siete come me che lo prendete la Luna solo perché vi piace l'oscurità. E quindi niente, cosa vi è piaciuto anche di più di questo trailer in generale, cosa ne pensate di tutte le novità. Spero che questo video vi sia piaciuto anche lui oltre ai trailer, se è così vi invito come al solito a lasciare un like, a commentare e a iscrivervi al canale. E noi ci becchiamo in un prossimo video!